abbiamo la Cement, abbiamo tre discariche, tra cui una tra le più grandi in Europa, di Dalcave, abbiamo quattro inceneritori, abbiamo 150 anni di arsenale militare che ci ha inquinato, abbiamo la marina militare, abbiamo la base NATO, insomma a Taranto non ci hanno fatto mancare di nulla, nulla ci hanno fatto mancare. E lo avete visto quello che è successo con la vicenda Elba in questi giorni, politici indagati, sindacalisti collusi, tutti. E volevo dire soltanto che l'unica scelta che abbiamo fatto noi a Taranto, come prima diceva Ada, è stata quella di chiamare Angelo, la società civile, quella che voleva entrare in gioco ad Angelo, perché non ci siamo fidati più di nessun partito, tranne di quello dell'Era, tranne di Angelo, che è sempre stato, anche quando non aveva nulla, anche quando non c'erano interessi politici, è venuto sempre alle nostre manifestazioni, quando abbiamo fatto con Altamaria le grandi manifestazioni. Poi sentivo parlare prima dei trentenni, di politica dal basso, ma lo sapete cos'è la politica dal basso? Venite da fare a tanto la politica dal basso. Venite in strada con noi, venite a fare le centinaia di manifestazioni di sit-in. Abbiamo provato di tutto, purtroppo le istituzioni locali ci hanno voltato le spalle. Eravamo persi veramente, non sapevamo cosa fare. Per fortuna una persona è voluta scendere in campo, e quello è stato Angelo. Lo abbiamo chiamato noi, pure espressione della società civile, e lo abbiamo fatto. Perché sapevamo, dovesse essere istituzioni per avere il potere, mentre loro ridevano, noi piangevamo i nostri morti, e questo vorrei dire la bestia. Noi abbiamo pianto i nostri morti mentre ci stava ridendo, e questi direttori che vogliono fare, si vogliono candidare, si vogliono alleare con il centro-sinistra, non che con Vendola, con quello che rideva sui nostri morti, alleare e poi sparite da tavola. Con chi è che volete candidare? Con il PD, con quelli che hanno firmato la legge Salva Ilva per fare gli interessi di Riva, i loro profitti, i profitti delle banche, a discapito della nostra salute. Capito? Volete fare politica? Dovete fare politica. Però dovete sapere che a tanto deve essere quello che ha passato quest'uomo. Quando per primo consiglio comunale lo avevano minacciato di mettere le bombe. Presentatevi, vediamo. Quando si è preso due querelle, uno dall'ex ministro Clini per 500.000 euro e l'altro da Riva. Vediamo, accollatevi questa responsabilità. Vediamo quanto valete, vediamo se avete i cosiddetti agenti di attitudine. Vediamo. E questa. E sono queste le politiche giovanili che stanno emergendo. Guardate, io non mi vedo proprio rappresentato da queste persone qui. Angelo, continua con questa. Di Taranto e spero anche dell'Italia, noi non vogliamo più vedere grigio, noi vogliamo vedere verde. Angelo, e stai tranquillo che noi siamo con te. Bravo! E soprattutto, questo lo vorrei dire a tutti quei politicanti che stanno facendo a sinistra omologia e libertà, come l'abbiamo sottolineato nel campo, a PD, anche a chi si rende contro, che il cambiamento sta avvenendo e i grandi risultati si sono visti. Perché? Perché le decisioni sono state proprio quelle vincenti, proprio quelle di non schierarci con nessuno, ci hanno permesso di prendere il 12% a tanto. E sono sicuro che se troveremo questa strada a livello nazionale sarà la strada giusta e la volta buona, quella che ci porterà alla ribalta nazionale. Basta fare accordi con questi qui che non servono niente, non si sono mai pagati niente dell'ambiente, della nostra salute, del lavoro, e gli ultimi 20-30 anni lo dimostrano. Basta fare accordi con questi qui, andiamo con l'indipendenza, agiamo così, e io rinnovo la mia fiducia ad Angelo, noi di Taranto, bisogna andare.